Allora, sta registrando, sì. Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video, o anche ragazzi. Allora, sono struccata e mi sono proprio messa qua davanti alla finestra perché oggi c'è pochissima luce, quindi questo era l'unico modo per poter fare un video con un'illuminazione decente. Comunque, sono struccata perché sto per andare a fare il Botox e ho deciso di riprendere il tutto e parlarvi anche un po' di questa esperienza perché magari può tornare utile a qualcuno. Non credo di fare in tempo a dirvi tutto adesso perché sono le 4 e 5 e io alle sono le 16 e 5 e io alle 17 ho l'appuntamento e da qui dove sono ci metto un pochettino, quindi tra poco devo uscire. Comunque sono già pronta. La cosa che ci tenevo proprio a fare adesso, prima di andarlo a fare, è riprendere bene il mio viso per farvi vedere dove andrò a fare queste punturine. Allora, ho fatto il Botox per la prima, questa è la seconda volta, l'ho fatto per la prima volta a febbraio di quest'anno, quindi a febbraio del 2022 e quindi sono già passati 7 mesi e ora appunto vi faccio vedere proprio perché non ce l'ho più, cioè è stata questa tossina, è stata completamente riassorbita dal mio corpo e quindi sono tornata proprio tale quale a febbraio del 2022. Io l'ho fatto in questa zona qua, quindi le cosiddette zampe di gallina, e l'ho fatto anche in questa zona qua della fronte. Mi sono trovata da Dio benissimo, non è durato 7 mesi, ma è durato intorno a 5 mesi, e ancora al sesto mese io, appunto, conoscendomi, vedendomi sempre allo specchio, vedevo che ancora un pochettino c'era, ma ovviamente non faceva, non era così presente come in passato. È stato totalmente riassorbito. Ora ho preso di nuovo appuntamento e lo vado a fare. Questo medico è veramente bravo e facendo alcune punturine in zone strategiche vi fa comunque mantenere la vostra espressività facciale, ma senza fare troppe espressioni. Ora vi faccio vedere quali sono quelle che danno fastidio a me. Poi, comunque, più avanti nel video, perché ora veramente devo scappare, ne parliamo bene perché è una cosa che va affrontata secondo me proprio con una certa serietà e non con questa velocità con la quale la sto affrontando adesso. Ma scusatemi, non sono riuscita a registrare il video un pochino prima oggi perché sono stata presa da mille impegni. Comunque, adesso prendo la videocamera e vi faccio vedere. Eccomi qua, vi faccio vedere. Allora, il mio problema fra 800.000 virgolette, e dopo ne parlerò meglio di questa cosa, appunto, che non è un problema, però comunque il mio cruccio estetico, ecco, chiamiamolo così, è questo qua. Allora, quando si ride, quando rido molto, così, vedete? Mi si formano tutte queste rughette. E oggi per esempio non ho riso perché, insomma, non in questo modo così eccessivo perché sono stata dentro casa a lavorare da sola e capite bene che non c'è molto da ridere. Però quando per esempio ci sono quelle giornate in cui rido molto, per esempio anche quando sto fuori al sole, anche con gli occhiali, però tendo a tenere un po' il viso in questo modo e a fine giornata si vedono proprio qua i segni. Cosa che fino a 2 o 3 anni fa non si vedevano così marcati. Adesso la pelle sta perdendo elasticità e giustamente si vedono queste rughette. Invece poi quassù, quando io faccio questo movimento qua, quindi proprio molto marcato, e a volte quando mi esprimo lo faccio in questo modo molto marcato, mi si vedono, ecco qua, questa è un altro mio cruccio. Ora poi dalla videocamera magari voi non vedete che è rimasto il segno, però vi posso assicurare che dal vivo, ripetendo questa espressione più volte al giorno, andare questa cosa si accentuerà sempre di più. Oggi però voglio fare una cosa, voglio aggiungere un'altra zona da trattare, ovvero questa qua. Perché se ci fate caso, quando parlo, e a me non è mai successo perché quando parlo e faccio questa mossa qua, non mi si vedevano proprio tutte queste rughette e ora ho notato che non solo si vedono quando
quando faccio così, ma ora non so come mettermi. Ma sì, ecco, vedete qua? Si vede un pochettino la pelle che sta iniziando a ondularsi e quindi si vede un gioco di ombre. Non so se vedete, che in passato non si vedeva. E quindi oggi vorrei sapere, prima cosa, quanto costa anche aggiungere questa zona e parlare di costi, lo faremo dopo con calma, vedere quanto costa penso di farla. Adesso è veramente ora di andare. Porterò la videocamera con me e chiederò al medico se posso filmare anche il trattamento. Comunque vi porto con me, vediamo che cosa riusciamo a riprendere e poi più tardi ne parliamo con più calma e vi do tutte proprio le informazioni dettagliate. Una cosa che mi sono ricordata di farvi vedere adesso, perché appunto la sto mettendo in borsa e la devo portare, è questo. La prima volta vi danno questo libricino dove sarà raccolta tutta la vostra storia, per quanto riguarda appunto questa tipologia di trattamenti. E vi volevo far vedere che qua nella pagina iniziale ci sono tutte le zone, queste credono che siano proprio tutte le zone che possono essere trattate con il Botox, presumo. Comunque, queste sono quelle che ho fatto io a febbraio e vorrei fare questa zona qua, labiale. E poi questo è l'adesivo del farmaco che utilizzano, ve lo devono proprio mettere sul libricino, così se succede qualche problema si può risalire all'otto. E questa è la data appunto in cui io ho fatto il primo Botox, l'11 febbraio 2022, e oggi lo porto con me così lo possiamo aggiornare. Allora, prima di andare vi volevo far vedere che oggi, siccome è nuvoloso, mi sono messa per la prima volta queste scarpine che vi ho mostrato nel primo video in assoluto che ho caricato qua sul canale, queste sneakers con Mickey Mouse. E poi vabbè, ho messo questi jeans che in realtà se vi piacciono li trovate perché li ho presi da poco da Stradivarius, il modello flare leg, quindi quella un po' svasata, tipo bootcut, solo che sotto poi è crop. Quindi tagliato, e poi questa è la blusa che qui sembra macchiata, ma in realtà è sudore. Mi sono appena piegata e questa con un niente si bagna, si macchia. Ora si dovrebbe riasciugare. È la blusa pagata 2 euro al mercato. Poi questa borsetta e per mettere la videocamera e nulla, vado. Ci vediamo tra pochissimo. È la prima volta che registro in macchina e mi sono portata dietro la videocamera e io sono arrivata, mancano 5 minuti proprio precisi precisi, ma sto proprio parcheggiata qua fuori, ci metto un attimo ad arrivare. E comunque vi volevo dire una cosa, avete presente la blusa che vi ho fatto vedere? Quella macchia non si sta asciugando, quindi non è acqua e credo sia crema, perché nel momento in cui me la sono messa forse si è sporcata un pochino di crema, visto che mi ero fatta la doccia poco prima. E nulla, va bene, quindi me la tengo macchiata. No, ecco, non mi ricordo se vi ho detto dove sono venuta. Allora, io sto a Foggia. Questo medico opera sia qua che a Manfredonia. In realtà Manfredonia ha proprio il suo studio, solo che al momento è in ristrutturazione e quindi sono venuta qua a Foggia, dove lui è d'appuntamento presso un centro. Comunque, io adesso entro, spero che mi lascerà filmare qualcosa. Nel caso mi lasciasse appunto filmare proprio nel momento in cui mi fa le punturine, metterò un avviso qua sul video in modo che le persone un pochino più sensibili possono skippare. Metterò il minutaggio proprio preciso in cui tutto questo finirà. Ecco, queste sono tutte le cose che fanno qua in questo centro. Allora, ragazze, sono qua nello studio e il medico ha acconsentito ad essere ripreso, quindi adesso lo inquadro un attimo e così vi spiega bene che cosa andremo a fare.
Ciao a tutte, oggi Laura mi aveva chiesto di essere ripreso, ti ho accettato subitissimo proprio perché il canale YouTube mi piace, questa interazione è quello che io voglio. Ora, oggi effettuerò un trattamento molto bello a Laura che servirà per ridurre un po' delle rughe della fronte, della zona della glabella e anche degli occhi. È un trattamento che viene chiamato botulino. In questo momento le vorrò utilizzare l'ultima tossina inventata nel mercato che si chiama Lucens. Okay. È una tossina di nuovissima generazione, molto potente e anche molto rapida. E si effettua in alcuni punti che andrò a scegliere insieme a Laura e andrò a scegliere in maniera molto precisa. Le quantità saranno personalizzate e a breve, secondo me, tra i 3 e i 7 giorni ci sarà un ottimo risultato. Un ottimo risultato significa un rialzo della fronte, un miglioramento delle rughe dinamiche del volto e un'apertura dello sguardo. Forse è quello che un po' tutti vorrebbero nel proprio volto. Forse anche Laura in questo momento. Già. Allora, vediamo. Allora, Laura, prova a sollevare verso l'alto la tua fronte. Come vedete si formano queste rughettine orizzontali, queste sono legate un po' al muscolo frontale, quello di Laura. Tutti noi abbiamo questo tipo di muscolo. Solleva al massimo, ok, vedete, ora mi segno un po' i punti, prova ad arrabbiarti tantissimo, ecco qui anche gli altri, e provi invece a sorridere tantissimo. Eccoli qui queste rughette, anche sul naso si formano queste micro rughette di compensazione. Prova a mandare un bacino, ottimo. Allora, ora mi segno i vari punti e inietterò questo farmaco. Tutto bene? Sì, sì. Arrabbiati forte. Normale però. Ok, normale. Perfetto, gira un po'. Non ti puoi lamentare, sei in video. Allora ragazze, sono tornata in macchina. Avete visto che il dottore è stato super disponibile, veramente molto carino e gentile. E comunque ci tengo a fare una precisazione. Non è assolutamente una cosa sponsorizzata, cioè ho pagato tutto di tasca mia, ho semplicemente voluto portarvi con me per farvi vedere la mia esperienza, ecco, per raccontarvi un po', e magari ecco c'è qualcuno che potrebbe essere interessato, è carino vedere insomma come funziona. Ci tenevo a dirvi 4 cosine proprio così a caldo. Allora, questa volta mi ha fatto molto più male rispetto allo scorso trattamento che ho fatto appunto a febbraio, e il dottore mi ha spiegato che fa più male perché è proprio cambiato il farmaco, cioè ha utilizzato un farmaco diverso, proprio ultimo uscito, eccolo qua, questo qui, e mi ha detto che è molto più forte e durerà anche più a lungo, sui 6-7 mesi, quindi vedremo, non lo so, e farà anche effetto prima, farà quello che avevo fatto a febbraio, ho dovuto aspettare circa 4-5 giorni per vedere gli effetti, perché appunto adesso l'ho fatto ma non si vede nulla. Non è un trattamento estetico che va a riempire le rughe che già avete. È un trattamento che serve a prevenire le rughe che vi si formano con le espressioni e che a lungo andare, facendole sempre le stesse espressioni più volte al giorno, si andranno inevitabilmente ad accentuare sempre di più, e quindi il solco mano a mano diventerà sempre più profondo. Inibendo il muscolo non farete più quel tipo di movimento, o comunque non lo farete in modo così evidente, e la rughetta rimarrà, quindi le mie rughe io me le tengo e va bene così, sono felice
velocissima, ma vorrei attenuare un pochettino quei movimenti per far sì che non diventino proprio così accentuate. Mi ha fatto male soprattutto qua in questa zona. Allora, mi ha fatto le punturine qua dove aveva fatto i puntini e l'ho ripresa quella parte, ho ripreso anche questa parte qui di questo lato, poi me l'ha fatto anche di qua, anche qua in questa zona mi ha fatto male da morire, era la prima volta che lo facevo qui. E mi ha fatto anche una punturina qua sotto, perché a quanto pare anche questa parte, muovendosi, si forma delle rughe, insomma. Adesso io mi rimetto in viaggio e ve ne parlo appunto un pochettino meglio. A tra poco. Allora, eccomi qua. Mi sono messa comoda qua sul divano. Nel frattempo è passato... Sono passate un bel po' di ore, sono le 21:33. Vi do una definizione molto semplice per farvi capire che cos'è questo Botox. Allora, è un trattamento estetico con una siringa, con un ago proprio fino, vi viene iniettata la tossina botulinica, che appunto è una tossina, è un qualcosa di negativo. Se presa in grande quantità può portare anche alla paralisi, ma iniettata proprio in una quantità minima va a bloccare il rilascio, la produzione di una sostanza che è la responsabile della trasmissione dell'impulso nervoso al muscolo. Quindi se questa sostanza viene bloccata, non partirà nessun impulso nervoso e il muscolo non si muoverà, e quindi diciamo tutto questo processo porta alla distensione del muscolo e a far sì che questo muscolo non si muova. Questa tossina botulinica poi nel tempo viene riassorbita dal nostro corpo e quindi mano a mano quel muscolo tornerà poco a poco a muoversi nuovamente, quindi a funzionare nuovamente. Ed è importante appunto che voi vi affidiate a dei medici professionisti che hanno studiato e che sanno proprio dove andare a fare nel punto giusto questa puntura. Calcolate che il Botox può essere utilizzato anche per ridurre la sudorazione, per esempio viene fatto qua in questa zona delle ascelle proprio per ridurre la sudorazione ascellare, può essere fatto anche nel viso. In realtà questo è un diciamo una conseguenza anche del trattamento che ho fatto adesso, che la pelle risulterà molto più luminosa e tenderà a sudare di meno, però in realtà non l'ho fatto per quel motivo principale. Credo possa essere fatto anche sui piedi per limitare anche lì la sudorazione. Chi magari ha già la ruga più evidente, il Botox deve essere fatto in sinergia allora a quel punto con il filler di acido ialuronico, che adesso per esempio va tanto di moda, che c'è chi se lo mette qua sul naso per renderlo un pochettino più dritto, qua sulle labbra per renderle un pochettino più carnose. Si può mettere anche proprio sulle rughette in modo da andare a riempire il solco. E anche l'acido ialuronico è sempre temporaneo, diciamo è una sostanza che noi già abbiamo naturalmente nel nostro corpo e mano a mano con il passare dei mesi viene riassorbito, quindi anche per questo che il filler appunto dura qualche mese e poi va rifatto. Le rughe va bene, ce le teniamo, io non voglio assolutamente un effetto finto, tutto piallato, no, non è quello che voglio, però ho 32 anni, non so se ve l'ho già detto prima, e siccome a me piace la mia pelle, piace il mio viso, la curo tanto, idrato correttamente, quindi bevo tanta acqua, non mi espongo direttamente al sole se non ho la protezione 50, anche perché ho una carnagione molto chiara, mangio, ho una dieta sana, insomma una dieta equilibrata, ma nonostante questo vedo che la mia pelle sta decadendo molto velocemente. Chi mi sta ascoltando magari si domanderà: ma perché sei passata subito al Botox? Potevi fare qualcosa un po' più naturale che iniettarti queste cose con le siringhe, per esempio prendere degli integratori di collagene, utilizzare una buona crema con l'acido ialuronico. L'acido ialuronico, sì, però anche lì io ho fatto tanta ricerca, le creme che si sponsorizzano con acido ialuronico puro ti stanno dicendo in realtà la verità, perché
perché in chimica la molecola dell'acido ialuronico è una macromolecola, quindi è molto grande e non riuscirebbe proprio a passare nei pori della pelle, quindi anche qua proprio la parte quella più superficiale che è l'epidermide, ha dei pori più piccolini rispetto a queste macromolecole dell'acido ialuronico. Quindi che cosa fanno in laboratorio? Questo acido ialuronico può essere o salificato o depolimerizzato. Sta parolona lunga. Salificato, quindi per farlo poi sciogliere in acqua in modo che penetri bene, oppure depolimerizzato, quindi fanno delle molecole un pochettino più piccoline, che hanno un peso molecolare più leggero, in modo che essendo più piccole riescono a passare meglio nella pelle. Più sono piccole, più vanno in profondità e idratano la pelle. Perché la idratano? Perché l'acido ialuronico si lega alle molecole d'acqua e le trattiene, quindi vi trattiene tutte queste belle molecole di acqua nella profondità della vostra pelle e ve la mantiene idratata. Il paradosso dell'acido ialuronico è che bisogna stare molto attenti nel momento in cui si sceglie una crema, perché bisogna vedere il suo peso molecolare, quindi quanto pesano quelle molecole che dall'acido ialuronico appunto sono state trasformate in queste molecole più piccoline, e anche la sua concentrazione. Perché dico questo? Se l'acido ialuronico rimane troppo in superficie, andrà ad attirare l'acqua che voi avete più in profondità, soprattutto se state in un ambiente secco. Questo acido ialuronico dall'interno attrae verso l'esterno queste molecole d'acqua e si lega a loro. Quindi avrete la parte, quella più profonda della vostra pelle, più secca, meno idratata. L'acido ialuronico vero e proprio può essere solamente iniettato. Quindi per riportare la pelle, ripristinarla ai livelli di acido ialuronico di una volta, bisogna farselo iniettare. E quindi quello va a colmare poi quei solchetti. Stessa cosa invece poi per gli integratori di collagene. Il nostro organismo ha per sua natura sia l'acido ialuronico che il collagene, però con l'avanzare dell'età la concentrazione di acido ialuronico e anche la sintesi di collagene si riducono gradualmente, portando appunto poi alla mancanza di questa elasticità e idratazione. Piuttosto che prendere gli integratori di collagene, che le pagate anche un botto, mangiate un bel coscio di pollo con la pelle, che lì c'è un sacco di collagene, oppure fatevi una zuppa di legumi. Perché? Perché tanto al nostro organismo poco gli interessa se mandate giù la pillola di puro collagene oppure vi mangiate una bella zuppa di legumi. Le sostanze che deve assumere le assume, perciò basta che voi abbiate una dieta equilibrata, il collagene che vi serve, che serve al vostro corpo, lo assumete dagli alimenti che mangiate. E poi soprattutto la pillolina che voi pagate 40 euro, non è che voi la ingerite e subito quel collagene vi va dritto alla pelle del viso. Il nostro corpo, quando noi ingeriamo delle proteine, perché comunque il collagene è una proteina animale, quindi la potete trovare mangiando semplicemente la carne, le uova, oppure se siete vegetariani, vegani, potete trovarlo nei legumi. Comunque, quando noi ingeriamo queste proteine, non necessariamente queste verranno utilizzate per produrre del collagene. O comunque il collagene che mettiamo che verrà prodotto non necessariamente verrà utilizzato per tessuto connettivo, perché appunto il collagene lo troviamo non solo nella pelle, ma anche in tante altre parti del nostro corpo, tipo le ossa, i vasi sanguigni, anche i denti. Quindi viene un pochino sparso dappertutto dove c'è bisogno. E poi mettiamo caso che, ok, venga utilizzato proprio per il tessuto connettivo della pelle, ma non è che va diretto alla pelle del viso, va un po' dappertutto, insomma, dove c'è bisogno. Quindi mandando
giù questo integratore super costoso, non si hanno questi effetti mirati proprio sulle rughe del viso. Diciamo è un insieme, ma appunto basta avere una dieta equilibrata, come per esempio io già ho. Quindi per questo ho deciso di ricorrere al Botox, per avere questa azione mirata in queste zone, che tra l'altro qua questa zona perioculare è quella che ha meno ghiandole sebacee, quindi è quella che rimane anche più secca, è la zona proprio quella più disidratata in assoluto, e la pelle è proprio più sottile, quindi lì è la zona quella presa di mira dalle rughe. Ho cambiato posizione perché mi stavano facendo male le gambe, che ce l'avevo piegate per rimanere un pochettino più alta. E comunque io sono ricorsa a questo tipo di trattamento perché nella mia ricerca ho capito che per la mia situazione il Botox è la migliore cosa, è la cosa più efficace. L'ho provato per la prima volta 7 mesi fa, me lo sono fatto come regalo di compleanno per i miei 32 anni a febbraio, l'ho fatto l'11 febbraio, in realtà il mio compleanno è il 17 febbraio, però poi dovevamo partire e io l'ho fatto qua in Puglia perché ho trovato proprio questo dottore che seguivo già sui social, vedevo i suoi lavori e ho deciso di affidarmi a lui. Mi sono trovata benissimo e quindi adesso che sono tornata ho subito ripreso l'appuntamento. Allora, che dire, proprio commenti a caldo. Questa sera io mi sento questa zona un po' pesante, mi sento come se mi sta calando, e questo è, diciamo, una conseguenza, un effetto collaterale. Vabbè, ci possono essere altri effetti collaterali, non so se siete allergici oppure vi crea un forte mal di testa. A me non è successo a febbraio passato e non so sinceramente succedendo adesso, quindi ho reagito molto bene, però mi sento questa zona proprio pesante, come se mi stia calando. Infatti dicono che una delle conseguenze degli effetti è proprio la palpebra pesante e le sopracciglia piatte, cioè vi cala proprio il sopracciglio. Infatti io dovrò tornare tra 10 giorni, ecco, così poi vedo anche, cioè mi guardo, valuto e tornerò per fare dei ritocchini, perché ci possono essere delle asimmetrie e poi appunto ci può essere questa sopracciglia piatta, invece in realtà la sopracciglia è bella così alzata, no, ala di gabbiano, e quindi tra un po' di giorni poi vedremo l'effetto. Come vi ho detto, adesso non si vede assolutamente nulla perché io continuo a fare tutti i miei movimenti per bene. Secondo me già domani si vedrà qualcosa, perché sento che ho qualcosa, cioè sento proprio un qualcosa di pesante qui, come vi ho detto, come mi ha detto il medico, questa tossina botulinica che mi ha iniettato oggi è molto più forte, potente rispetto a quella passata. Meglio così, perché durerà anche più a lungo, durerà intorno ai 7 mesi. Quanto ho pagato? Allora, diciamo, questo è il tasto dolente. Ho pagato per fare questa zona della fronte, questa zona delle zampe di gallina, in più ho aggiunto anche questa zona, ho pagato 250 euro, che è una bella somma, ma in realtà qua giù a sud Italia in realtà è più bassa rispetto al centro Italia. Infatti avevo chiesto anche a Roma, i prezzi erano più alti. Con lui mi trovo bene, io continuerò a farla con lui, ma proprio a vita. Spero di non creare delle polemiche, generare delle polemiche qua sotto. Non ho girato questo video per vantarmi, anche perché cioè, vi ho proprio fatto vedere tutte le rughe che ho, quindi di cosa mi devo vantare? Io la vedo un po' come un investimento, perché sì, costa, ha il suo costo, però la vedo proprio come un investimento sulla mia pelle a lungo termine. Mi piace tanto mantenere l'espressività, ora vedrete che comunque l'ha fatto in maniera molto delicata, io manterrò la mia espressività, riderò, mi stupirò e si vedrà benissimo, però in maniera un pochettino più delicata. Io faccio sempre questo esempio parlando di Botox, quando voi avete una borsa in pelle, no?
no? Che è un po' destrutturata, floscia, la riempite e ci andate in giro. Bene, poi quando la riponete nel vostro armadio vuota, se la lasciate così vuota e la mettete nell'armadio, quella piano piano si sforma e si vedono poi le varie pieghe sulla pelle, lì rimangono, non è che poi le togliete. E quindi che fate? La riempite con la carta per cercare di farle mantenere questa forma. E siccome a me la mia pelle piace tantissimo, voglio cercare di preservarla e mantenerla così il più possibile. Mi piacciono le mie rughette di espressione perché comunque raccontano la mia storia, la mia età. Non voglio assolutamente cancellare la mia età, però appunto me la voglio godere ancora un pochettino così la mia età, e quindi vado a fare qualche punturina qua e là per lasciare un pochettino di tutto intatto. Comunque, mi sa che ho parlato tantissimo. Spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete contro, se vi piace, se non lo fareste mai. Insomma, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!